piedi nudi e con i secchi pieni d'acqua, il maltempo che sta colpendo la Puglia non ha risparmiato nemmeno la Basilica di San Nicola a Bari. Sabato nel tardo pomeriggio il momento più critico, quando l'acqua ha invaso la cripta dove riposano le reliquie del santo che unisce Oriente e Occidente, venerate universalmente sia dai cattolici che dagli ortodossi. Allora sono stati i georgiani che vivono a Bari, immigrati dell'ex Repubblica Sovietica, ad accorrere per primi. Armati di scope hanno spazzato fuori l'acqua fino a mezzanotte. Vivono in 5.000 nel Barese. Sono la comunità ortodossa più devota a San Nicola e si preparano ad accogliere Papa Francesco pellegrino in Georgia a fine mese. Una visita lampo, 41 ore a Tbilisi, altre 10 in Azerbaigian, per completare il viaggio iniziato a giugno con la visita in Armenia. Pace a voi, siamo tutti fratelli, il motto di questa seconda tappa del viaggio. Il Vescovo di Roma visita una delle comunità cristiane più antiche, legate all'uomo della croce ben prima dell'editto di Costantino del 301. Il primo pontefice a visitare la Georgia fu Giovanni Paolo II nel 99, ad accoglierlo Ilia II, cattolicos e patriarca di tutta la Georgia ancora oggi. Ma all'epoca l'orizzonte più impegnativo era concentrato sul piano ecumenico. Oggi, 17 anni più tardi, Francesco dovrà affrontare una sfida più grande, quella dei rapporti interreligiosi e multiculturali. Per questo una fitta agenda di incontri sul piano religioso attende Francesco, che tesserà la tela dell'incontro con tutti, ortodossi, assiro-caldei, musulmani ed ebrei, stando ai particolari del programma precisati oggi dalla sala stampa vaticana. Dunque un viaggio per testimoniare che le diversità non sono necessariamente causa di contrapposizione, anzi dal Caucaso può arrivare dritto all'Europa un modello possibile di convivenza.